Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Il marito di Silvia Toffanin colleziona tra i ricordi del passato ombre nascoste. Ecco tutte le curiosità sulla precedente vita sentimentale di Pier Silvio. Il noto vicepresidente esecutivo del gruppo Mediaset, nonché figlio dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è ardentemente innamorato della conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. La coppia è assai nota al grande pubblico e la loro relazione, coronata con la nascita di due bambini, prosegue da oltre 20 anni. Pier Silvio e Silvia hanno due figli, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015. La passione tra i due è stata e tuttora si trova al centro di chiacchiericci mediatici, la questione ruota attorno all'assenza dello scambio delle promesse. L'ex letterina e il figlio dell'ex premier non hanno ancora iscritto il loro amore all'interno delle fedi nuziali. Tuttavia, il celebre imprenditore, quando appena ventenne, ha pronunciato il fatidico sì promettendo la sua fedeltà a un'altra donna. Pier Silvio ha avuto una lunga e importante relazione con Emanuela Mussida, sancita dall'unione in matrimonio e dalla nascita di una figlia, Lucrezia Vittoria. Pier Silvio Berlusconi, il rapporto con l'ex moglie e la loro figlia. La notizia scioccante di un precedente matrimonio del figlio dell'ex premier è ancora più sconvolgente se si pensa al fatto che Pier Silvio è già nonno. La figlia avuta con Emanuela, nata nel 1990, oggi è neo mamma della dolce Olivia. La Mussida è considerata la fidanzata storica di Pier Silvio, colei con la quale non solo è diventato marito e padre bensì è cresciuto ed è parte dell'uomo che è oggi. La storia d'amore tra i due è scoccata molto presto, appena adolescenti. Il figlio di Berlusconi ed Emanuela, ex modella, si trovavano entrambi ad un esclusivo party, Cupido ha pensato al resto. La relazione tra i due giovani si è dimostrata sin da subito, nonostante la prematura età, solida e centrata. Pier Silvio ed Emanuela, certi del loro amore, hanno posto le basi per costruire una famiglia. Gli allora sposini, grazie alla convivenza e alle nuove responsabilità, hanno immesso nuovi tasselli per loro stessi. La nascita di Lucrezia Vittoria e la stessa crescita sia di coppia che individuale, ha rotto gli equilibri creati dalla Mussida e il marito. Il matrimonio trova la conclusione quando la figlia era ancora molto piccola. Sebbene le promesse tra l'ex modella e l'amministratore delegato Mediaset abbiano perso validità legale, l'amore all'interno di esse non è mai scomparso. L'ex moglie di Pier Silvio, svelato il motivo della rottura, appunto la convivenza e la stessa storia d'amore del figlio dell'ex premier con l'allora moglie, sono rimaste lontano dalle luci televisive, fuorviando il gossip dei mass media. La coppia ha volutamente mantenuto un profilo basso, a tal motivo è poco noto al pubblico un primo matrimonio dell'imprenditore. In virtù della poca visibilità mediatica si hanno scarse notizie su Emanuela, quest'ultima dopo la separazione ha abbandonato definitivamente i riflettori della passerelle milanesi per dedicarsi alla sua grande passione, natura e animali. La Mussida, da volto noto dell'alta moda, si sta dedicando all'imprenditoria, è fondatrice di una onlus per la cura di animali in cattività e a rischio di vita. L'imprenditrice si è trasferita dal centro nevralgico dell'economia italiana verso un'oasi di benessere, la Val di Cecina. L'ex coppia non ha dichiarato le strette motivazioni del divorzio, tuttavia, il cambio repentino della quotidianità dell'ex modella, lascia intendere una crescita volta in una direzione differente rispetto alle iniziali prospettive. Sia Pier Silvio che Emanuela sono cresciuti e con loro anche le rispettive convinzioni e sogni, evidentemente divergenti. Ciò che è rimestato intatto, accresciuto anche esso, è l'amore attraverso il legame con la figlia Lucrezia Vittoria. I nonni, ex amanti, si divertono a giocare assieme alla piccola Olivia mostrando ancora ottimi rapporti. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere.
Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.